Ciao a tutti, eccomi tornata con un nuovo video. Questo video è un po' diverso dal solito perché voglio provare i trucchi di Shein. Presi nell'ultimo video haul di Shein, che avrete già visto sicuramente sul canale, e quindi ho deciso di provarli insieme a voi, anche se le recensioni dovete darmele voi perché io sono la meno esperta in materia, quindi non credo che io vi possa dare chissà quali suggerimenti. Comunque io li proverò e questo video sarà tipo ispirazione per chi vorrà fare delle parodie perché non sono per niente brava, quindi più che provarli per dirvi come sono, li proverò per farmi dare consigli su come migliorare perché veramente io non sono capace. Cioè, a parte perché sono anche miope, quindi una volta che tolgo gli occhiali praticamente io mi trucco senza vedermi, quindi vado un po' così a sentimento. Ma ho deciso di provarci lo stesso per portare un video diverso, per divertirmi e chissà fare qualcosa di buono, sperando che il cellulare riesca a far notare le differenze. Oggi ho i capelli un po', non lo so, a panettone, ma facciamo finta di niente e iniziamo questo video. Guardo qui perché ho messo lo specchio, così diciamo è meglio rispetto a vedermi al cellulare. L'unica cosa che io mi dovrò mettere in 3D perché altrimenti non vedo. Vediamo così. Credo che mi devo legare i capelli perché altrimenti farò il macello. Mi sono appena ricordata di essermi scordata di bagnare le spugne. Mi ricordavo che mi mancasse qualcosa. Comunque, cercherò di utilizzare tutti i prodotti Shein, anche di SheGlam, anche se tipo mascara non ne ho. Però per il resto dovrei aver tutto di Shein, anche se non tutto è dell'ultimo haul. Dell'ultimo haul sono blush, illuminante, fondotinta e rossetto, anche se non so se lo metto, dipende da come mi girano. Avevo due scelte di rossetto, ma ho preso questo, non lo so perché, vabbè, per provarlo perché sono più curiosa, mentre l'altro mi hanno sbagliato il colore, quindi sono meno curiosa. Però userò anche il correttore che l'ho preso in qualche ordine fa, spugnetta, una vabbè vecchia e una nuova sempre di Shein, poi il piegaciglia di Shein e l'eyeliner di Shein. Praticamente di Shein mi manca soltanto il mascara, che dicono che non sia buono, quindi ho evitato di prendere. Comunque vado a bagnare le spugnette e anche il fondotinta, non so se l'ho detto. Comunque vado a bagnare le spugnette e ritorno fra voi, che il primo passaggio ci sarà da ridere. Torno subito. Allora, al 100% ora ho cambiato inquadratura perché ho preso il cellulare. Se guardate che ogni tanto soffro è perché ho un taglio che mi ammazza. Comunque, allora, lo specchio ce l'ho. Le spugnette le ho bagnate. Ora mi legherò i capelli per evitare che mi vadano in faccia. Allora, sembrerò orribile. Non ho le fascette, quelle delle make-up artist. Quindi fate finta di niente, io userò una bellissima bandana perché non le ho mai volute prendere quelle fascette perché io sono orribile con i capelli legati, essendo riccia, quindi non le utilizzo anche quando faccio skincare, non le utilizzo perché poi mi si rovinano anche i capelli. Allora, riuscirò a farcela? Ah, non avevo calcolato che adesso voi mi vedrete senza occhiali. Che io odio farmi vedere la gente senza occhiali. Vabbè, facciamo finta di niente. Tanto non mi vedo io, quindi non so come mi vedete. Comunque, con questa bellissima acconciatura che io non vedo, ma so già che sono scina. Allora, vedrete un po' la punta dello specchio perché sennò io non ci vedo niente. Comunque, il grande dilemma della vita si inizia con il correttore o il fondotinta. Non l'ho mai capito. Nel dombia iniziamo con il fondotinta, che è un campioncino perché io non l'ho mai utilizzato, quindi per evitare di non utilizzare un prodotto, ho preferito prendere il campioncino color wheat e dovrebbe essere idratante, non quello come si chiama, secco, come si chiama? Quello matte, perché appunto io dovrei avere la pelle secca. Io spero che ci sia per aprire sé. E adesso io come lo devo mettere? Con le dita e poi lo faccio con la spugnetta? Io non so neanche se il colore è giusto, sapete? Siete pronti a scoprirlo insieme a me? Sembra scurissimo. Sono già stanca, vi devo dire la verità, eh? È scurissimo. Voi non lo vedete? Oddio. Allora, secondo me è scuro. La metto pochissimo. Sembra troppo scuro. Però essendo che io non utilizzo,
Deve essere che sono io che non ne capisco niente. No, qua l'ho già messo. Allora, mi sono messa la fascia, ma in realtà non mi mantiene un bel niente. Facendo un macello. Allora, ancora devo iniziare. Già sto facendo un macello. Fascia delle mie brame. Tu mi devi mantenere i capelli, capito? Perché non metti il fondotinta? Ecco, vi ho spiegato perché io non utilizzo il fondotinta. A parte il fatto che non so utilizzarlo, questo body bianco diventerà un altro colore. Ne siamo consapevoli. Ce la posso fare. Ah, mi sono ciecata. Sto pensando a sta tira che dovrò struccarmi. Io non c'ho pazienza. Ah, lo dovrei mettere al collo, ma io ma. No, ma chiedo il booty sicuramente. Comunque, questo fondotinta è giallo. Non capisco le ragazze che vanno matte per il fondotinta, io mi vedo uguale. Forse non è il colore giusto, non lo so. Mi sono resa conto che non sto urlando, vi sto bisbigliando. Mi sono appena resa conto che io ho comprato il microfono. Aspettate, adesso ve lo monto. Notate delle differenze? Non lo so. Vabbè, mi dispiace solo per la mia spugnetta. Io sono una ragazza che odia sporcare la spugnetta. Ora attacco il microfono. Mi sentirete uguale perché non me lo sono messa. Voi potete dire, ma non sono capace. Cioè, non capisco come dovrei metterlo. Perché mi credo che non sia compatibile perché c'è scritto tipo C, il mio telefono è tipo C, però non capisco, è tutto in inglese. Dice di scaricare un'app, ma a me non esce nessuna app, quindi potrebbe essere che non è compatibile. Carino, quindi mi sentirete lo stesso così. Comunque andiamo avanti con un correttore. Poi il correttore è più chiaro del fondotinta, quindi farò un danno? Sicuramente. Poi io mi ricordo che quando si truccano le ragazze stanno attente a non macchiare le sopracciglia col fondotinta, io ci sono passata sopra. Allora, mi dispiace troppo per la mia, come si chiama? La mia spugnetta. Guardate, il correttore è troppo chiaro. Ops, mi sa che dovevamo mettere prima il correttore. Sai, io utilizzo il correttore, ma non noto differenze, sapete? Cioè, praticamente vi sto dicendo che non ho differenze con nessun prodotto. No, il fondotinta si nuta comunque. Io spero che non mi faccia rugosa perché la mia pelle è un po' particolare, tipo, però di regola fa quando lo sto sperando, che credo sia normale. Mentre il correttore, io tipo ho le occhiaie, non esagerate, ma non mi cambia niente. Cioè, io mi vedo uguale. Vabbè. Adesso si mette prima il blush o l'illuminante. Poi il contouring io dovrei metterlo in polvere perché non ho quello liquido. Però io quando utilizzo base liquida, tipo anche quando mettevo soltanto la crema idratante e poi andavo a mettere le polveri, si attaccavano. Quindi adesso che ho messo tutto liquido, se io ci andassi a mettere il mio, come si chiama? Bronzer in polvere, si attaccherebbe. Quindi ci truccheremo senza bronzer. Andiamo di blush. Anche se secondo me si mette prima l'illuminante. Però vabbè. Questo qui era il blush. A parte che non mi piace l'odore, vabbè. Non mi piaceva il colore perché era troppo rosato. Però che fai? Te ne privi? Io no. Dove si mette il blush? Qui. Però qui si mette il bronzer. Qui l'illuminante. Qui. Due sono tanti. Oddio, non lo so. Ora sono una pagliazza, dovevo farmelo qui per rimanere in tema. Vabbè, cambio spugnetta, uso quella rossa, che si è gonfiata tantissimo e è diventata ciccionissima. E andiamo a stendere il nostro blush, che non sappiamo se lo stiamo mettendo nella corretta posizione. Io stasera non devo uscire di casa, se no faccio solo figure. Devo mettere un po' qui. Dov'è? Mi sono ciecata.
sul naso, mi sono scordata che si fa, e poi qui e qui. Diventerò allergino. Sul naso me lo sono messa proprio un po' più sopra. Comunque queste spugnette secondo me non sono buone. Perché sì, lo stanno prendendo tutto loro il prodotto. A meno che sono io che non sono capace. L'ho fatto troppo sopra, non so se riuscite a percepirlo. Non è proprio sbagliato il colore. Perché è molto delicato. Io pensavo fosse troppo rosa. Invece no. Non so se voi riuscite a percepirlo, se un po' si percepisce. Vediamo ancora da lontano. Allora, in realtà io sono molto di... cioè, quando mi trucco non esagero, quindi non so se riuscirete a percepire. Non mi piace l'effetto molto esagerato. Ah, questo è così, mi ero scordata. Allora, l'illuminante va qui. Madonna, non mi ricordo niente. Qui. Oh, qui forse. Poi qui. E poi qualcuno lo mette qui. Però no, noi lo mettiamo soltanto qui. Sono un po' confusa, voglio vedere, sai, quei disegni tutti puntini che ti fanno capire dove mettere il prodotto, ecco. Mentre questo è illuminante e io quando l'ho preso, ho visto che era tanto tanto dorato, ho detto oddio, ho sbagliato spugnetta. Mi stavo rimettendo il correttore. Ho visto che era tanto tanto dorato, ho detto oddio, non so se mi possa piacere. Cioè, a me piace quello luminosissimo, ma non voglio manco sembrare di oro. Allora, l'illuminante so già dirvi che preferisco quello in polvere. E comunque dovevo mettere più blush, probabilmente. Illuminante qui lo vedo anche sul naso. Però è proprio leggero, non so se devo caricare a prodotti. Sono i prodotti, cioè guardate qui si vede, credo che voi lo vediate. Il blush no, pochissimo, però forse io non volendo esagerare può essere colpa mia. Comunque adesso utilizziamo il piegacelli, che è un'altra cosa che io non noto differenze, cioè lo utilizzo tanto per utilizzarlo e non so come si utilizza, cioè così, guardate, per me è uguale. Poi dovrei fare l'eyeliner con l'eyeliner di Shein. Comunque sono una cattiva makeup artist che non mi ha fatto vedere i prodotti. Allora, stavo dicendo, e ora eyeliner, che è quello con la doppia punta. Cioè questa qui normale e poi quella per farci la puntina. Allora, ritiriamo con questo, me lo metto velocizzato. Eyeliner, devo capire, cioè devo riuscire a truccarmi mettendolo così, altrimenti se lo metto così non esce niente, è un po' complicato. Allora, vorrei essere come quelle makeup artist che si truccano e chiacchierano, ma io ho una capacità alla volta, posso utilizzare comunque. Questa con la punta normale che ci ho messo 350 anni e poi utilizziamo questa che sarebbe la punta. Che praticamente schiatti e la fai. Allora cerco di avvicinarmi così riuscite a percepire. Dovrei farlo al contrario. Così. E poi la aggiustate voi. Io ho un problema che ultimamente ho l'occhio caduto, quindi mi va nella piegata, quindi diventa un po' complicato. Ora lo unisco. Allora, gli occhiali, che anche se fa schifo l'eyeliner, non se ne accorge nessuno. Quindi io posso permettermi di farle uguali, diverse. Va bene, ciao. In realtà è venuta oscenissima. Poi metto mascara trasparente sia sulle sopracciglia che sia sulle sopracciglia che sulle ciglia normali, lo utilizzo per entrambi. Questo è un brow
Brown e Lashes Mascara, è dell'Avon. Io l'avevo preso come mascara trasparente per quando non volevo mettere il mascara, ma poi praticamente ho iniziato a utilizzarlo come gel per le sopracciglia, perché riesco, diciamo, a mantenerle, perché io ho le sopracciglia molto folte, che praticamente vanno un po' a fattiguro. Quindi io con questo le fisso leggermente. E poi mi apre tantissimo le ciglia. Non so se riuscite a percepirlo voi. Sono in ritardo. Ok. Poi io faccio così, che lo passo ovunque. Oggi sono colorata le mie sopracciglia, quindi sfondo. E poi ci metto il mascara normale. Di regola metto due della Le Rocher, però visto che non sono più disponibili, vi faccio vedere questo qua, del Sephora, Size Up, giusto? Sì, però di Sephora, che è anche buono. Mi sento che sento che sto dimenticando qualche passaggio, però. Fa niente. Avendo anche in questo caso delle ciglia sfolte, se io faccio troppe passate diventano troppo lunghe. Infatti dovevi prendere un mascara che me le voluminizza e non che me le allunga, perché diventano troppo lunghe io poi non continuo con le passate, perché altrimenti mi vanno sull'occhiale. Più o meno riuscite a percepire. Allora, questo è più o meno il risultato. Ora proviamo il rossettino con questa punta qui per fuori e poi abbiamo l'altra per riempire. Già vi dico che non mi piace perché è troppo marrone, però volevo dire con il lucido ancora mi piace di più. Io lo volevo più scuro perché questo colore qui uno mi spegne, due non copre le mie labbra. Non so se riuscite a percepirlo, le mie labbra si vedono ancora, è un effetto orribile. Vediamo con questo. Ma è un colore diverso, è normale. O non vanno usati insieme? Avendo un colore diverso, io quando lo passo, non prende il colore dell'altro? Mettiamo un po' di lucido, che io per non sporcare metto con le mani. Quanto sono make-up artist? Chi di voi, per non sporcare il lucido, lo mette con le mani? O sono l'unica disagiata? Perché altrimenti diventerebbe di tutti i colori questo. Dice così, rimane di un colore. Allora, ho dovuto cambiare postazione perché mi si è spento il telefono. Comunque, allora, il rossetto lo volevo leggermente più scuro perché così non mi piace tanto. Secondo me mi spegne. Leggermente più scuro e poi forse lo devo provare a mettere soltanto la matita più chiara fuori e vedere se con un po' di lucido mi piace di più, mentre invece di utilizzarle entrambe, oppure devo cercare di non mischiarle fra loro, o quindi mettere una, cioè senza fare questo movimento qui, ma secondo me si devono mischiare, altrimenti non ha senso. Ho un po' pietà questa inquadratura, ma mi si è scaricato. Comunque sto dicendo, boh, secondo me mi spegne un po'. Comunque la base, allora io l'illuminante l'ho muto, il fondotinta non so dirvelo, cioè non so se voi lo riuscite a vedere, quindi io sì, cioè prima quando l'ho steso si vedeva un po', comunque se vedete la differenza, ma il blush forse ne devo mettere di più. L'eyeliner si vede, il mascara del cellulare è un po' complicato, però se faccio così dovreste vederlo. Questo è il risultato. Io non noto grandissime differenze. Ora non so se ne ho utilizzato poco, se non so utilizzarli io o se sono i prodotti. Questo potete dirmelo voi. E
Adesso vi faccio vedere come tutto questo lavoro, che già si nota poco, con l'occhiale svanisce. Proprio svanisce. Vi siete persi me che mi sono sciolta anche i capelli perché parlavo ma non registravo, quindi dettagli, non so che cos'altro vi abbia detto, ma fa niente. Adesso, guardate. Non c'è più niente, perché come i miei occhiali vanno a coprire la maggior parte, quindi per quello non mi preoccupa tanto l'eyeliner, perché appunto l'occhiale lo copre abbastanza. Il rossetto non lo so, fatemi sapere voi se mi sta bene questo colore o meno. E niente, questo è il video, fatemi sapere le vostre impressioni. Se devo utilizzare più prodotto, oppure se sono i prodotti che non vanno, delle tecniche, qualsiasi cosa. Spero di avervi tenuto compagnia piuttosto che dato consigli, perché li cerco, non voglio darli a riguardo, questa non è la mia materia. Preferisco fare gli haul piuttosto che utilizzarli, i prodotti. E niente, il video è terminato. Fatemi sapere un po' le vostre impressioni. E io vi mando un bacio. E ci vediamo al prossimo video, più facile possibilmente. Ciao ciao!